Va bene, un saluto a tutti quanti. Ringraziamo il Comune, l'amministrazione comunale, il Castello di Belgioioso e tutti quanti che hanno contribuito a organizzare questo evento. Grazie a voi che siete arrivati e alcuni ho sentito addirittura da molto molto lontano. Oggi parliamo di ansia e anche di attacchi di panico che sembra che oramai stiano dilagando in un modo spaventoso. Ed è impressionante sentire parlare oramai così diffusamente di ansia, perché io mi ricordo, sono nato nel 1950, ero appena era finita da pochi anni la guerra e non ho mai sentito parlare. Pronti via, qua facciamo un po' di scherzi. Ecco, e non ho mai sentito parlare mio padre e mia madre e neanche i miei nonni di ansia da guerra. Sì, mi indicavano quando alla sera passava magari un aeroplano sopra e ci dicevano, ecco, quello lì era Pippo, dicevano Pippo perché Pippo era il nome di un aereo che girava di notte sull'Appennino e sganciava un sacco di bombe e ha fatto un sacco di macelli. In un paese intero, Avesimo, c'era in ballo una festa di paese, proprio un paesino sperduto in Val Borreca, nell'Alta Val Trebbia, e hanno fatto un macello. E non ho mai sentito parlare di ansia, neanche dal capo dei partigiani, che oramai è morto l'anno scorso, da 2 anni, eravamo diventati grandi amici, lui che fece tante imprese nell'ambito della lotta partigiana lì in Val Trebbia, mai mi parlò di ansia. E sì, che la scampò bella diverse volte da mitragliate, da fucilate. Invece adesso che siamo in grande pace e in abbondanza, nonostante la crisi economica che c'è, e adesso si sente parlare a tutto spiano di ansia. E il guaio è che tutti parlano di ansia a tutti i livelli, dalla gente comune ai medici, alla classe medica, in televisione, in radio, e praticamente nessuno sa bene che cosa sia l'ansia. Si dà la responsabilità all'ansia di tante malattie, di tanti comportamenti, di tanti fenomeni che ci succedono e che ci accadono, e però è come se parlassimo di un fantasma. In Scozia dicono che ci sono i fantasmi, ma nessuno ha mai visto i fantasmi. Nel lago di Ness c'è il famoso serpentone che però tutti dicono che c'era o che c'è stato, ma nessuno l'ha mai visto. E bene o male così è l'ansia. Tutti ne parlano, tutti dicono qualcosa, tutti dicono che ce l'hanno, e nessuno l'ha mai vista e nessuno mai l'ha saputo descrivere con molta precisione. Non sono andato a scartabellare dei libri, mi hanno scaricato da internet quello che si trova sulla descrizione dell'ansia, ed è quanto di più vago, di più generico ci sia. Le domande poi, che come al solito darò un sacco di spazio alle vostre domande, alle vostre richieste, però chiedo che siano il più possibile proprio inerenti a questo argomento, perché più esempi si sentono, più testimonianze si sentono e più si riesce a definire che cosa può essere effettivamente l'ansia, che cosa determina, che cosa succede quando noi, ecco, diciamo che siamo in preda a un attacco di ansia, che abbiamo quest'ansia. Per tutte le altre domande vi rimando chi ha voglia
chi ha voglia di fare qualche altro spostamento, il 22 di maggio sarò ad Asola, e ad Asola ci saranno tante persone, e lì sarà una conferenza sicuramente più lunga di quello che del tempo che dedico a voi oggi, e lì si potrà parlare di qualsiasi malattia, di qualsiasi patologia, e anche magari di problemi sull'alimentazione, di come combinare correttamente o no gli alimenti. E oggi invece facciamo proprio un qualcosa di concentrato su questo fenomeno, ansia, attacchi di panico. Generalmente l'ansia è associata ad aumento del battito cardiaco, la tachicardia, che poi può anche sfociare in aritmia, e l'aritmia è che il comune battito cardiaco a un certo punto salta un battito, quindi fa tum 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 tum, e poi a un certo punto c'è un tutum un tumpo pronto. Chiunque c'è un qualcosa che devo migliorare io. Dunque, questi battiti cardiaci ve li potete misurare voi tranquillamente, o all'altezza del polso, dalla parte del pollice, ma in modo molto più semplice e più efficace in fondo alla gola, quando il collo va a sbattere sulla gola, e lì sentite per bene i battiti a destra e a sinistra. Se poi voi imparate a prendervi i battiti del vostro cuore ogni tanto, soprattutto nelle situazioni in cui non avete niente, che così capite bene qual è il vostro ritmo normale e regolare, e poi vi accorgete che quando voi siete in quella situazione che ritenete di essere in uno stato d'ansia, lo capite che subito i battiti possono essere aumentati o irregolari. Un'altra caratteristica sono le difficoltà respiratorie. Tornando un attimo indietro, sempre a quanto riguarda il cuore, ci può essere solamente una cosa un po' più blanda, più leggera, il senso di palpitazioni, ossia avvertire cioè che il battito del cuore è come se fosse più forte, o come se voi lo percepiste in modo più forte, proprio più corposo, anche se magari il battito è rimasto tale quale, non è irregolare e non è assolutamente aritmico e non è assolutamente più veloce. L'altro punto problematica che si associa spesso e volentieri all'attacco di ansia è una difficoltà respiratoria, come un affanno, come una fame, un bisogno di aria. Un'altra caratteristica può essere un peso sullo sterno, un peso che voi, ecco, vi sentite al centro del petto, che lì in effetti in certi momenti uno potrebbe, siccome quello è uno delle caratteristiche che può far pensare all'infarto, sì, uno magari lo può prendere in considerazione, però se una persona è soggetta spesso e volentieri agli attacchi di ansia, quello se lo trova spesso e volentieri. Altre caratteristiche degli attacchi cosiddetti di ansia, perché sono proprio attacchi cosiddetti che non corrispondono a una vera e propria definizione scientifica, possono essere un'eccessiva salivazione, un'eccessiva sudorazione, e soprattutto il tremore delle mani, che quello lì lo vedete, se voi stendete le mani a un certo punto vi rendete conto che avete le mani che cominciano a muoversi. Non è detto che si muovano tutti e due, può essere o la destra o la sinistra o viceversa.
Un'altra volta invece il senso di tremore non è tanto percepibile esternamente, ma è come se fosse un tremore che uno avverte negli organi interni, che uno avverte internamente. L'altra manifestazione può essere proprio una rigidità delle articolazioni, rigidità delle dita, rigidità del collo, un'eccessiva salivazione, un'eccessiva sudorazione, un raffreddamento di parti del corpo, tutto un insieme di manifestazioni che non sono ben definite o definibili, che sono state messe tutti quanti in un contenitore e gli si è dato il nome di ansia. Non c'è nulla di scientifico. Mi viene da ridere, perché ultimamente il tipo di medicina che io propongo, quella collegata all'alimentazione e a sua volta collegata col gruppo sanguigno, è stata attaccata anche duramente su giornali, su riviste, su trasmissioni radiofoniche, e tacciata di essere assolutamente non scientifica. E poi invece la medicina ufficiale accetta delle definizioni come questa di ansia, che quanto di più ascientifico ci sia. Il termine ansia proprio non vuole dire nulla. Tanto per dire, il termine emicrania, cefalea, vertigine, cose che possono essere associate allo stato di ansia, hanno già un significato in sé e per sé preciso. Uno l'emicrania lo capisce, la cefalea lo capisce, le vertigini lo capisce. Il termine ansia proprio è quanto di più sconnesso, scombussolato ci possa essere. Eppure la medicina ufficiale taccia di essere antiscientifico, ecco, alla medicina diversa dalla medicina ufficiale, solamente perché cerca di porre dei collegamenti tra quello che succede a un individuo e quello che uno introduce come alimento. Allora, ritengo di non avere nel modo più assoluto la verità in tasca, penso di mettercela tutta, di dare tutto me stesso per cercare di aiutare le persone a trovare una risposta ai loro problemi di salute, però credo che se proprio c'è un fenomeno, non lo chiamerei neanche una malattia, una patologia, ma proprio un fenomeno che possa essere collegato molto più che non le altre patologie, gli altri fenomeni all'alimentazione, siano proprio questi due fatti, l'ansia e l'attacco di panico. Anche perché è sufficiente che una persona ricordi, memorizzi, guardi, osservi e sia molto preciso nel segnarsi che cosa gli è successo, il giorno, l'ora, il momento, quello che gli è successo e quello che ha introdotto, e lo capisce benissimo. Capisce benissimo la strettissima relazione tra cibo e la cosiddetta ansia. Per quanto riguarda l'attacco di panico, che sicuramente l'ansia può avere la caratteristica che si può protrarre decisamente molto più a lungo nel tempo, essere un fatto quasi quotidiano, più volte addirittura nell'arco della giornata, diversamente dai cosiddetti attacchi di panico. Anche questo attacco di panico, già solamente la parola attacco di panico veramente è un qualcosa che è proprio più che ultra scientifico. Attacco di panico non vuole dire assolutamente niente. Attacco di panico è un attacco di ansia all'ennesima potenza, un attacco
attacco di ansia dove proprio vengono messi in ballo tutta una serie di altri organi e di centri nervosi. Mentre l'attacco di ansia si può fermare al problema cardiaco, respiratorio, premori, sudorazioni e via dicendo, per l'attacco di panico sicuramente il danno va a colpire anche se è un danno sicuramente momentaneo, temporaneo, va a colpire dei centri nervosi, del sistema nervoso centrale. E lì saltano tutta una serie di equilibri biologici. Quindi le persone si possono trovare con proprio il blocco delle articolazioni, il blocco della mascella, possono perdere proprio in modo notevole, se non quasi totale, della memoria. Io ho sentito persone che hanno avuto dei gravi incidenti stradali perché improvvisamente è come se fosse calata proprio una saracinesca davanti ai loro occhi e non sono stati più in grado di gestire l'automobile e la loro vita in quei pochi istanti. Per cui il caso più incredibile è in una signora che si trovava su una strada di campagna nel primo pomeriggio, niente, si è trovata in un campo senza sapere il perché e il per come. Le è stata diagnosticata appunto un attacco di panico e nessuno le è andato a chiedere come mai in quell'ora, e non era stato un attacco di sonno o un attacco proprio micidiale di sonnolenza, perché alle 2 del pomeriggio non è facile, facilissimo, insomma, avere un attacco di sonno, insomma, ben diversamente se è nelle ore serali oppure quando si incrociano di notte, ecco, delle macchine che vengono in senso contrario, che possono quasi ipnotizzare la nostra vista. E questa persona le è stato chiesto di tutto e di più, fatto indagini anche sui parenti e tutto quanto, e nessuno le ha chiesto che cosa avesse mangiato nel pasto precedente. E nel pasto precedente c'era racchiusa la causa di quel suo attacco di panico. E sempre questo, l'altro fatto, forse già in altri incontri, forse ne avevamo già parlato. Una volta vennero a trovarmi una signora e suo figlio per i problemi della mamma, perché la mamma aveva gli attacchi di panico ciclici praticamente a scadenza regolare tutti i giovedì mattina, e al giovedì mattina veniva quasi tutte le settimane veniva portata in ospedale perché c'era questo attacco di panico. E questa donna aveva il giorno di libertà al mercoledì e mercoledì per lei era il suo giorno di festa e si abbuffava di tutto e di più. E al giovedì mattina attacco di panico. Quel giorno che capitarono su da me a Mogliazze, si erano fermati in un grill sull'autostrada tra Milano e Piacenza e la signora si era mangiata dei bei salatini, delle belle pizzette e pizzettine, e a un certo punto ha cominciato, intanto che eravamo a parlare con il figlio e con la compagna del figlio, e a un certo punto, visto che è cominciato a cambiare il volto della signora, a gonfiarsi il volto, a diventare di un pallore proprio come quello di un fantasma, ecco, tipo proprio foglio bianco, a gonfiarsi l'addome e niente, crisi nera, nerissima. Il figlio mi dice, ecco, ha uno dei suoi soliti attacchi di panico. E dice, come soliti attacchi di panico? Infatti il figlio mi descrisse questa storia che di solito, ecco, la mamma aveva al giovedì mattina, però quello invece era un sabato, non era un giovedì mattina. C'era stata la concomitanza del fatto che si fosse fermata a fare la sua colazione al grill dell'autosole e poi il tempo di
di arrivare, il tempo di arrivare a Mogliazze e tutte quelle tossine che aveva introdotto avevano cominciato a creare il danno proprio sull'apparato digerente, sul cuore, sulla respirazione e sul sistema nervoso. E in quei casi lì cosa si fa? A meno che non sia uno di quegli attacchi di panico, ecco, tremendi. Anche oggi mi è capitata una persona che mi ha parlato che gli era successo questo fatto, ecco, che poi tra gli attacchi di panico e le crisi epilettiche non c'è una grossissima differenza, è che le crisi epilettiche uno improvvisamente cade e casca per terra, ci possono essere delle leggere alterazioni a livello del tracciato elettroencefalografico, però se si va a vedere la causa, bene o male hanno entrambi la stessa causa, uno stato di intossicazione acuto, tosto e tremendo, proprio un blocco digestivo, per cui questo blocco digestivo manda in tilt tutti i centri nervosi preposti al controllo e noi perdiamo il controllo della nostra persona. Non ricordiamo più niente, non riusciamo a pensare più niente, magari non ci ricordiamo neanche in che situazione, non riusciamo neanche a focalizzare in che situazione siamo, perdiamo il controllo di tutto quanto. Quella signora la sistemammo a suon di bicchieroni d'acqua bollente, a suon di bicchieroni d'acqua ma non calda, bollente, quasi da ustionarsi, che le permisero di proprio liberare la massa di gas che si era formata nel suo stomaco. Perché alla fine è tutto lì, le grosse masse di gas che si formano nello stomaco, che bene o male tutti quelli che hanno sia l'attacco di ansia che avviene in forma più blanda, sia nell'attacco cosiddetto di panico, che avviene in maniera molto molto più esagerata, appunto si formano questi gas altamente tossici. Distensione della parete dello stomaco, blocco della circolazione a livello intestinale e conseguente grande, grande difficoltà a livello cardiaco. Per cui il cuore, visto che c'è un blocco circolatorio non così tremendo, non così tosto come se si trattasse di un infarto intestinale, ecco, di un blocco circolatorio o di un infarto cardiaco, però che sottopone il cuore a un super lavoro per far avere il sangue a tutti i centri, dalla testa ai piedi, quindi aumento della frequenza cardiaca. E la pompa, magari quando deve andare troppo su di giri, può perdere qualche colpo, per cui arrivano l'extrasistole, le cosiddette aritmie. A qualcun altro può arrivare alla fibrillazione atriale, e poi la fibrillazione atriale comunque sono valutabili con degli esami oggettivi, diversamente dall'ansia, la tachicardia, l'aritmia, che sono parti del cosiddetto stato di ansia e di attacco di panico, sono appunto quantificabili con degli strumenti. Si fa un controllo ecocardio, ecco, un cardiogramma normale e si vede l'alterazione, o si prendono i battiti e si vede. È tutto lì. La situazione dell'ansia è tutto lì, quello che nessuno va mai a guardare o a vedere. Mi viene a volte, non so, se incavolarmi o se mettermi a ridere. Tutte le persone che ricorrono alla psicanalisi addirittura, me la raccomando la psicanalisi, io non voglio ridere nessuno,
Ma siccome viene presa per i fondelli una medicina collegata al gruppo sanguigno, che è quanto di più scientifico ci sia, il gruppo sanguigno, perché è stampato nel DNA di noi tutti, è collegato con un'alimentazione che finora la medicina ufficiale non ci ha ancora messo su un po' di ricerca, che però sicuramente nei prossimi anni salteranno fuori queste ricerche, come sono saltate fuori le ricerche per l'intolleranza, soprattutto l'allergia al glutine, che prima praticamente non veniva mai fatta, poi improvvisamente sono saltate fuori perché c'erano queste patologie, ecco, che nessuno capiva il perché e per come, e poi si è visto che c'era questa forte e potente intolleranza, ossia allergia al glutine. E lo stesso sarà così, nei prossimi anni salteranno fuori inevitabilmente, inesorabilmente, sarà proprio un cammino obbligatorio di vedere e di capire che cos'è che noi tolleriamo o non tolleriamo. Il gruppo del sangue è quello che ci può permettere, sicuramente ci saranno anche altri marcatori biologici, diciamo così, che ci potranno far capire che cosa è adatto o non adatto, ma per ora possiamo tenere ben stretto questa considerazione, gruppo del sangue e determinati alimenti. Se poi ci aggiungiamo anche altre cognizioni come quelle che abbiamo appena descritto, tutti i vari fatti anomali che ci succedono, può diventare veramente un qualcosa di molto più chiaro, molto più preciso. E invece viene preso per scientifica la psicanalisi, la psichiatria, la psicologia. Pensate, nulla. Tutte teorie basate sul nulla, tutte teorie basate sul fantasma psiche, che nessuno sa mai bene cos'è, cosa sia o cosa non sia, che addirittura ha prevaricato, addirittura, ecco come importanza, addirittura proprio la neurologia, perché alla fine noi qua dentro non abbiamo la psiche, qua dentro abbiamo un ammasso di cellule nervose. Neuroni che sono programmati per funzionare in un certo modo, che sono programmati per avere determinate sostanze per funzionare correttamente, altrimenti possono determinare modificazioni di tante cose, dal sistema neuromuscolare, quello che può tenere fermo e a bada tutta la muscolatura, da tenere a bada anche i nostri pensieri, perché non sono i pensieri che producono pensieri, sono le cellule nervose che producono pensieri. È questa la grossa rivoluzione di quello che c'è qua dentro, quello su cui si devono indirizzare i cosiddetti ricercatori. Invece adesso viene data importanza a chi studia la psiche, che è un qualcosa che non si potrà mai studiare, la psiche. Invece le cellule nervose e le loro funzioni sì, e sicuramente ce ne sarà per decenni e decenni e forse anche per secoli, per districare tutto quell'ammasso di cellule nervose e sapere che compiti hanno, che cosa possono incamerare, e che quando noi introduciamo delle tossine, che ingarbugliamento può avvenire in quelle cellule lì, scusate se uso un termine così proprio terra a terra, ingarbugliamento all'interno di queste cellule, per cui perdono le loro funzioni e possono rimescolare di tutto e di più. Pensate, che solamente quello che succede con gli incubi. L'incubo è un attacco di panico notturno, che noi, bene o male, poi a un certo punto ci svegliamo di soprassalto, o siamo così sudati e strasudati, o cominciamo a tremare in piena notte, che magari se qualcuno dorme da solo, magari lo passa via e non se ne accorge neanche, ma se abbiamo a fianco qualcuno, se ne accorge quel qualcuno a fianco. Quindi, per gli incubi, ne avevamo già parlato in passato, provate a mangiare la segale, il pane di segale un po' di sera di fila, e poi vi trovate a fare dei begli incubi. Quindi. E gli attacchi di panico e l'ansia si possono tenere a bada. Quando vi succedono,
descrivetevi con precisione, giorno, ora, cosa è successo, che cosa avete mangiato. Tutto lì. E quando vi succedono, bicchieroni d'acqua bollente e strabollente, da far uscire il gas dallo stomaco. Non sempre si è in grado di farlo, non sempre si è nella situazione materiale, fisico, di luogo, ecco, da poterlo fare, ma se voi siete bravi, imparate a capirvi, a conoscervi e ci saltate fuori. È come se ci saltate fuori. E soprattutto li prevenite. E soprattutto li sapete controllare. Un'altra cosa, al di là dell'alimentazione, quando succede, io consiglio a tutti quelli che hanno ansia, attacchi di panico, di tenersi, che ce l'hanno in modo, ecco, che sanno di essere soggetti a questa loro caratteristica, di danno del sistema nervoso, respiratorio, cardiaco, un aiuto proprio di piante ed erbe semplicissime. La cardiaca e la camomilla romana, che assunte insieme, ecco, adesso cominciamo, già dicevo, come andiamo bene oggi, non c'è ancora stato un colpo di tosse, arrivano, quindi, sì. La camomilla romana e la cardiaca, la Leonorus cardiaca, queste insieme all'acqua bollente e fanno dei miracoli, più dello Xanax, più dell'Exotan, più del Valium, più di qualsiasi altra sostanza, più di qualsiasi benzodiazepina, più di tutto. E guardate che per avere un attacco di panico non ci vuole molto, ma basta anche un po' di acqua gasata, basta anche una Coca-Cola, una Fanta, che va a bloccare una digestione. Una minestrina in brodo, e poi un frutto, non dico di arrivare all'arancio, che a parte quelli di gruppo B, tutti gli altri possono avere veramente uno stato di ansia, una minestrina in brodo e una mela cotta, per non parlare appunto, e uno può avere benissimo un attacco d'ansia. Quindi non c'è bisogno di intossicarsi con dei cannelloni ripieni e conditi con della panna, per l'amor del cielo. Non c'è bisogno di una pizza con i 4 formaggi, con quelli lo si ha quasi sicuramente. Però è sufficiente anche un qualcosa che può essere diventato quasi abitudinario. Quindi state molto attenti. Scrivete, guardate, vedete. Ricorrete all'acqua bollente, imparate a governarvi, non ricorrete a psicofarmaci, a farmaci, a benzodiazepine, poi fate come decidete voi, sapete bene che io non ho mai obbligato una persona a dire devi fare questo, il mio compito è quello di informare, far dubitare le persone, cercare di capire, di mettere in relazione quello che introducono a quello che gli succede e vedere poi terra a terra, col metodo più scientifico che ci sia, che è la prassi, la pratica, perché da quando ci sono le teorie non c'è praticamente la conoscenza di nessuna malattia, né della forfora né dell'unghia incarnita, quindi è tutto quello che c'è in mezzo. E poi vedete, imparate voi a governarvi nel modo migliore possibile. Tenete conto che non è che sia matematica pura, che uno ha il gruppo zero e va d'accordissimo col salmone o col cavallo, o col manzo, col vitello, o con i ceci, vi dicendo. No, non è detto. Ci sono sempre e sono sempre possibili anche delle variabili. Tanto per dire, se io mangio il salmone crudo, ne posso mangiare una caterva e non ho problemi. Se mangio il salmone cotto, ma non fritto, non impannato, cotto, mi rimane sullo stomaco all'infinito. Tanto per dire che differenze minime ci possono essere. Nella stessa sostanza, se usata cruda o se usata cotta.
Quindi diventate sempre più bravi, sempre più esperti. Prima sono stato contattato da un signore di Torino che mi diceva che hanno fatto il loro gruppo su Facebook dei vari gruppi sanguigni. Bravi, passatevi le informazioni, scambiatevele. Si può fare tanto e informare tanta gente, ecco, interessandosi ai propri problemi e diffondendo questo modo molto semplice, pratico, elementare, super economico, decisamente rapido nelle risposte che può dare, e a volte non sempre si riescono a dare le risposte, ecco, non, su questo ci mancherebbe altro, vorrebbe dire che abbiamo raggiunto la perfezione, e sarà ben duro e ben difficile. Allora, adesso cedo a voi i microfoni, facciamo sempre una cosa un po' bilanciata, sì, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' in alto, un po' in basso, in modo che così tutte le persone, tutte, molte persone possono dire, fare ed esporre i loro problemi. Sì, sì. Allora, buongiorno. Bene, bravo, su in piedi. Bravo, il nome e gli anni. Che Manuel, 26. Il nome? Manuel. Io sono affetto da sindrome di Tourette e disturbo ossessivo compulsivo. Sì. Penso di sapere abbastanza bene che cosa sia l'ansia, sì. Nel senso che ritengo che qualunque cosa possa essere ben descritta attraverso gli effetti che ha e il come si presenta. Ad esempio, se io vorressi dire che cos'è un frigorifero, sarebbe sufficientissimo dire una macchina refrigeratoria per creare, buttando fuori del calore, il fresco dentro, avrei dato una spiegazione esauriente di cos'è un frigorifero. Che cosa succede, Manuel? Allora? Secondo me l'ansia è qualcosa che fin dalla preistoria ci prepara alla fuga o all'attacco, un qualcosa che attiva il nostro corpo. Il cuore batte forte, pompa sangue nei muscoli, noi siamo attivi, le mani tremano e se ci fosse un attacco da qualcuno, da un lupo, da un orso, noi siamo in grado di difenderci o di scappare. Ora, adesso con l'evoluzione chiaramente ci troviamo in una situazione nella quale il lupo e l'orso non ci attaccano più, però l'importante è quello che succede. Aspetta, i lupi tra un po' arrivano, ieri sera stavo tornando verso Piacenza, tra Santa Cristina e Castel San Giovanni, a 50 metri da quella strada provinciale, c'erano due bei caprioli, e quando ci sono i caprioli arrivano i lupi. Io ci vivo in mezzo ai lupi, ed è questione di poco tempo. Va bene. E qual è il gruppo del sangue, Manuel, il suo? A positivo. E oggi che cosa ha mangiato? Ci sto arrivando. Diciamo che l'importante non è quello che accade, secondo me, dal mio punto di vista, ma è come la nostra testa interpreta ciò che accade. Ad esempio, a me, quando mia madre esce la sera, se lei alle 3 di notte non è ancora tornata, io me ne frego, dormo lo stesso. La stessa situazione, dal suo punto di vista, crea chiaramente ansia, lei non riesce a dormire. Quindi l'interpretazione di ciò, che noi diamo alle cose, dal mio punto di vista, si può benissimo equiparare alla necessità che fisiologicamente l'uomo ha di provare ansia nel essere pronto e reattivo a una situazione che può essere di emergenza. Ora, se l'ansia chiaramente, dal mio punto di vista, da ossessivo, è causata da qualcosa che io non posso controllare. Quando io non posso controllare qualcosa, ho ansia. E la combatto, chiaramente, con una tecnica che si chiama metacognizione, in particolare la detached, ovvero staccarsi dalla cosa e guardarla con occhi di un terzo. L'ansia passa.
E chiaramente questa è una tecnica che mi hanno spiegato comunque sempre psicoterapeuti e che io ho ritenuto, sto ritenendo abbastanza valida. Ho ritenuto altrettanti benefici quando per un mese ho provato la sua dieta. Avevo più energie. Io tendo sempre ad alzarmi tardi, andare a letto tardi. Io ho passato 3-4 anni ad alzarmi alle 6-7 di sera e andare a letto alle 8-9 di mattina. Mi sentivo più voglioso, più ben disposto nei confronti della vita, con più voglia di fiala, con più energie. Però poi ho avuto paura di invasarmi di questa cosa, di credere che tutto, assolutamente tutto, possa essere legato al cibo e dare un'importanza immensa invece che moderata e comunque rispettosa nei confronti della sua dieta. E per esempio combatto una cosa, tolgo qualcosa, tolgo altra roba, inserisco cose, non mi accorgo che ho un tumore, metastasi, muoio. Io pensavo che fosse cibo, me ne sono accorto troppo tardi, quindi l'ho interrotta per questa cosa, perché mi sono domandato qual è il legame, secondo lei, fra gli effetti di questa dieta e l'effetto placebo? Oh, è semplice. Uno vede che uno mangia una cosa e vede le reazioni del suo organismo. Ne mangia un'altra e vede le reazioni del suo organismo. Ma l'effetto placebo, altro che se esiste l'effetto placebo. Cavolo, se esiste. Perché anche l'acqua che la medicina ufficiale, superba, dice, bene, ti do dell'acqua e vedi che effetto ha. Certo, perché l'acqua non può avere un effetto, può avere un effetto sia benefico che tossico. Perché se uno beve dell'acqua fredda, lì si blocca la digestione e può avere un effetto negativo. Uno beve dell'acqua calda, solo acqua calda, e può avere un effetto che risolve tutto. Perché tutto quello che introduciamo, anche l'acqua, può alterare l'equilibrio biologico del nostro organismo. Ma basta vedere una cosa minima, così, come un chewing gum. L'anno scorso venne da me l'amico di mio figlio, Marcello, classe 1982, era ridotto a uno straccio, gruppo zero. 6 o 7 chewing gum al giorno ed era diventato uno straccio. Non dormiva, non mangiava, dimagrito, ansia a tutto spiano, tremori a tutto spiano. Quel giorno lì che venne su da me che gli disse stendi le mani, era un tremore che sembrava uno col Parkinson proprio negli stadi finali. Ha tolto le cicche, le caramelle, la caratteristica rapida e veloce delle persone di gruppo zero nell'ottenere, nel vedere i risultati, è sparita, sparito, completamente sparito. Ma lei oggi che cosa ha mangiato? Io non ho mangiato ancora niente perché solitamente pranzo tardi e ceno tardi. No, qualcosa oggi abbiamo buttato giù. È a digiuno completo? Sì, digiuno completo. Da stamattina? Mi sono svegliato a mezzogiorno e non ho ancora mangiato niente. Niente, né bevuto un caffè né niente. Caffè sì. No, allora, visto. Caffè. E allora proviamo. Caffè e zucchero di canna. Come? Caffè e zucchero di canna. Caffè e zucchero di canna. E voi pensate che lo zucchero di canna sia un qualcosa così di innocuo? La prima persona che mi fece capire e mettere l'attenzione e capire il danno dello zucchero di canna fu una persona con la sclerosi multipla. Questa donna mi disse, mi telefonò e mi disse, Piero, com'è possibile che io uso lo zucchero di canna e ho dei problemi e uso lo zucchero bianco di barbabietola e non ho problemi? Certo, se uno va a vedere lo zucchero di canna deriva da una pianta che è della famiglia delle graminacee.
Le graminacce, la stessa famiglia del riso, del mais, dell'orzo, dell'avena, del frumento, del farro, del camo. E se uno ha l'intolleranza alle graminacce, che si manifesta non con il problema respiratorio del naso e dei bronchi, ma che si manifesta con un'aggressione al sistema nervoso, e uno dal comune zucchero di canna, invece che avere un beneficio, può avere un danno. Ma lei guardi bene, al mattino appena alzato, a digiuno, guardi bene, si faccia osservare bene, valuti bene. E adesso provi a vedere, perché adesso non siamo nelle condizioni, ma la cardiaca e la camomilla romana e 2 tazzoni d'acqua bollente, e lei è a posto. La camomilla romana, acqua bollente e? Come? Camomilla romana, acqua bollente e? Camomilla romana e cardiaca, Eleonorus cardiaca. Ma sarebbe già sufficiente adesso, che lei tenesse in bocca, accidenti, scusatemi, nella fretta non ho portato né le famose mandorle né le famose prugne secche, adesso lei si mangia una prugna secca, si mangia la polpa e succhia il nocciolo e arriva la calma e la tranquillità. Comunque, gruppo A, no, mi ha detto? A positivo. Ecco, gruppo A, in genere col caffè quelli di gruppo A se la cavano, ma ogni tanto ci sono anche delle persone di gruppo A che col caffè hanno dei bei problemi, eh. Non dico quelli di gruppo 0 che appena bevono il caffè i tremori ce li hanno e come, ma ci possono essere, ma forse da vedere. Proviamo a passare invece a una tisana con i semi di finocchio, con i frutti di bosco, di melissa, e usare o il miele o la comune barbabietola da zucchero come zucchero, tra l'altro adesso c'è anche lo zucchero bianco biologico di barbabietola, e da vedere che cosa succede. Io provo, volevo farle un'ultima domanda. Dove abita? A Pinarolo, po'. Dove ha? Pinarolo, provincia di Pavia. Provincia di? Pavia. Io tutte le prime domeniche del mese, tranne gennaio e agosto, sono al mercatino, a fine giornata, così non butta via la giornata, mi viene a trovare in Piazza Duomo e vediamo come vanno le cose. Posso fare un'ultima domanda? Va bene, dai. Mi domandavo inoltre com'è possibile che cose naturali come fruttosio, pomodori, patate possano essermi nocive? Perché? Non siamo mica un cassonetto dei rifiuti, eh? Il corpo umano. Ma per esempio il fruttosio, che io ho sempre usato fruttosio, perché chiaramente il saccarosio, adesso mi ritrovo a usare lo zucchero di canna che è per il... Da dove è ricavato quel fruttosio che usa? Dalle arance, come indicato sulla pubblicità, sull'etichetta di quella marca più famosa, più conosciuta e più diffusa? Penso che sia ricavato dalla frutta. O è ricavata dall'uva? O è ricavata dall'uva? Nessuno lo sa da dove è ricavato il fruttosio che viene messo in commercio. Prova a dare alle persone di gruppo zero del fruttosio e vede come si conciano i tendini e i legamenti. Provi. E lo vede subito. Dà del fruttosio in modo continuato per 10 giorni a una persona di gruppo zero del fruttosio e quello lì si strappa, anche se non fa niente di lavoro fisico estremo, se non fa l'atleta, il calciatore o il nuotatore. E cose come i pomodori cosa comportano invece? Il pomodoro, che uno di gruppo A mangi pomodori. Ma perché? Perché lo studia lei. Il perché lo studia, che lei appena mangia il pomodoro, il suo sistema immunitario va in panico. Il suo sistema immunitario va in panico, il corpo quindi umano... Questa ricerca si basa su sperimentazione e statistica, cioè nel vedere cosa succede senza sapere il perché. E che cosa c'è di più scientifico della sperimentazione e della statistica? Niente, però secondo me... Ma basta provarlo, conta anche la reazione di una persona. Se io per esempio faccio prendo 2 del gruppo 0,
uno mangia il pomodoro, no scusi, gruppo A positivo come il mio, uno mangia il pomodoro, l'altro mangia il pomodoro, uno può stare male, l'altro no, perché comunque ci sono persone che diventano intolleranti, diventano allergiche, quindi non c'è solo l'alimento, c'è anche come il corpo reagisce a quell'alimento. Ma lo vede, ma guardi, adesso lei ha 26 anni, lo vede, adesso appena ci sono i pomodori. Quando siamo a metà luglio, che qua in pianura cominciano a maturare i pomodori, va in un orto a digiuno, al mattino si mangia un pomodoro e vede che cosa le succede. Lo capisce subito, immediatamente. Immediatamente. Va bene, la ringrazio. Fa la prova, la cosa migliore è fare la prova. Tanto l'umanità è arrivata adesso, mica con la scienza, mica con i microscopi elettronici o non elettronici con la medicina nucleare, è arrivata adesso con la sperimentazione. Giorno per giorno l'umanità ha sempre sperimentato e non siamo un cassonetto dei rifiuti, anzi peggio ancora, la macchina che trita, il camion che trita il contenuto dei cassonetti dei rifiuti. Il corpo umano è un meccanismo ad altissima precisione biologica. La ringrazio. Si chieda, come mai se un cavallo gli finisce nel foraggio una piuma ha una colica che rischia di crepare. Come mai una mucca, se mangia l'erba medica o il trifoglio secco, non ha problemi e se li mangia freschi invece crepa, perché gli si sviluppa un gas tremendo nello stomaco? Qua ci saranno un po' di allevatori che hanno esperienza. Come mai? Beh, perché la prima cosa che conta a livello digestivo non è la formula chimica di ciò che si assimila, ma la disposizione tridimensionale, che chiaramente cambia se la sostanza è cruda o cotta. Il riconoscimento immunitario prima di tutto. Prima di tutto non siamo un cassonetto dei rifiuti, siamo macchine che funzionano come tutti gli esseri viventi, funzioniamo a meccanismi immunitari. Se lei mette qualsiasi animale che va a mangiare dell'erba, ma vede che certe erbe gliele mangia e altre non gliele mangia proprio. Se lei avesse un gregge di pecore, ma lo vede, la pecora guarda, annusa e mangia. Se non gli va a genio, ma a genio al suo sistema immunitario, guarda, annusa e va da un'altra parte. Solo l'uomo oramai ci hanno allevato come animali in gabbia all'ingrasso, ci fanno mangiare, e del resto l'esempio più eclatante è stata la BSE, ecco, l'encefalopatia spongiforme dei bovini, fino a che l'umanità non dava da mangiare i cadaveri alle mucche non si è mai sviluppata quella malattia, hanno cominciato a dargli, a mettere le farine di cadaveri delle mucche e si è deteriorato il sistema nervoso. È spariti quei mangimi, è sparita quella malattia in 448. Forza, ma lei ha un punto di osservazione stupendo, quelle contratture muscolari lì, glielo mandano a dire subito, immediatamente. Immediatamente. Appena mangi una virgola fuori posto, provi a vedere l'effetto di un chewing gum, di una caramellina, soprattutto se hanno quei dolcificanti. Lo vede come? Del resto. Pensate, ma anche l'aria, ma basta che noi respiriamo un po' di aria in eccesso, e noi crolliamo per terra, per eccesso di ossigeno. E quindi, se anche un eccesso di ossigeno ci può far mancare proprio la coscienza, figuriamoci dei cibi che non sono adatti, predisposti a noi. Dai, a 26 anni ci abbiamo davanti una vita da sperimentare. Grazie. Buonasera. Buonasera. Allora, io sono una testimonianza di che ho avuto un attacco di panico, diciamo, il più forte possibile. Sì. Sono celiaca. Sì. E dico che mi sono alimentata in un modo sbagliato sapendolo. Tutto ad un tratto ho avuto una notte, la prima cosa i sintomi di respirazione e poi le convulsioni. Mi hanno portato in ospedale. E io continuavo a dire che il mio cervello era a posto, che però è il corpo che mi aveva lasciato, perché mi sentivo affaticata e non camminavo più. Hanno iniziato a farmi le tacche al cervello per vedere se c'era qualcosa,
e non c'era niente. I fantasmi. Sì. Poi dopo è venuto un dottore e mi ha detto: non c'è niente, tu soffri di attacchi di panico, si guarisce dagli attacchi di panico. Hanno iniziato a darmi i farmaci, mi hanno dimesso dopo una settimana, mi hanno bombardato con i farmaci e mi hanno detto di consigliarmi anche un psicoterapeuta. Io ho provato a fare queste cose, però io dentro di me sapevo che era il discorso dell'alimentazione, perché mentalmente io stavo bene, però il mio corpo si era affaticato. Quanto tempo fa successe quel fatto? È successo un anno fa, il 3 giugno. Il 3 giugno, sì, di notte. E mi ricordo anche cosa avevo mangiato. E si ricorda che cena aveva fatto? Avevo mangiato un pacco di biscotti al cocco e penso che la settimana precedente avevo mangiato pasta con glutine, sgarrando spesso e volentieri. E il suo gruppo del sangue qual è? È A positivo. Quindi lei da celiaca aveva mangiato biscotti per celiaci o biscotti normali? No, ho mangiato... Allora, io diciamo che ogni tanto sgarravo mangiando delle cose con glutine. Sì. E quindi si è scatenato un qualcosa di autoimmune. Ma guardi che forse c'è stato più l'effetto tossico del cocco che non del glutine, sa? La cosa che più mi ha spaventato è stata la respirazione, perché soffocavo. E poi una specie di Parkinson alle gambe che non controllavo più. Il problema è che poi piano piano ho iniziato a alimentarmi bene, ho iniziato a stare bene, ho abbandonato la cura farmacologica e iniziavo ad avere anche dei problemi con i dottori, perché il psicoterapeuta mi diceva che la terapia era dovuta a situazioni vecchie, cose così, ma io dico, io sono sempre stata una persona forte, non ho mai avuto niente, dico sicuramente qualcosa di diverso, non può essere mentale. La cosa che volevo chiedere, che mi ha un po' incuriosito, che prima di questa cosa qua è iniziato come una depressione, si sono iniziate a infiltrare dei pensieri neri, nel senso che io non ho mai avuto ansie tipo per i miei figli, cose di questo genere, ho iniziato a pensare che a mio figlio iniziava a capitargli degli incidenti, che quasi delle cose spiacevoli, ma erano miei pensieri dettati dalla mente che iniziava a elaborare cose strane. Io oggi sto bene, ho tolto i farmaci, mi alimento bene, ho mollato la psicoterapia perché ho detto che sono io la psicanalisi di me stessa e posso dire che il neurologo mi ha dato ragione. Che bravo, è difficile per i medici ammettere i propri errori. Sì, perché io ho sempre sostenuto che la mente non mi ha mai lasciato. E quanti figli ha? Due. Maschi, femmine? Ho un figlio di 22 anni e una di 15, io ho 50 anni. Quindi... gli faccio un discorsetto ben preciso: se non vogliono finire nella stessa situazione della mamma, innanzitutto addrizzare le antenne riguardo alla celiachia, sì. Perché se la mamma è celiaca i figli meno ne vedono e meglio è. Loro gli esami li hanno fatti, per adesso ancora non lo sono, potranno diventarlo. Sì, lo potranno diventare, ma poi non è che c'è da aspettare di vedere che è avvenuta la frana, per capire che prima o poi succede, come il Vajont, c'erano tutta una serie di segnali che quella montagna si sarebbe staccata. Non bisogna dire, la frana c'è perché è avvenuta. Ma cosa molto strana è che nella nostra famiglia siamo tre sorelle celiache, sì. I maschi no, e abbiamo un fratello che ha due bambini piccoli già celiaci. Sì. Quindi c'è una componente anche genetica di qualcosa? No, c'è una componente che in voi la situazione è diventata eclatante, ben visibile, negli altri avverrà in modo molto più severo perché avverrà in modo subdolo, nel senso che andranno avanti a intossicarsi, a introdurre quella sostanza che li creerà dei seri e severi problemi e che loro invece, voi per fortuna avete eliminato perché è saltato fuori questa problematica e ve ne siete accorti, c'era un riscontro ufficiale, però... Niente, l'esempio che a volte i peggiori criminali non sono quelli che vanno in giro vestiti malamente, con una grossa barba incolta, un cappellaccio in testa, e magari i peggiori sono quelli vestiti in doppio petto. Comunque. Che sono quelli che poi ufficialmente vanno tutto bene, sembrano persone per bene, poi danno di quelle batoste. Lo stesso avviene per le persone che non risultano celiache ufficialmente, ma poi i danni ce li hanno in modo spaventoso avanti, perché proprio tutto quanto
come le tarme, come il tarlo, che ufficialmente il legno è tutto compatto e poi dentro viene tutto praticamente fatto a buchi e poi improvvisamente il trave crolla. Quindi, comunque nel mio caso l'alimentazione è stata risolutiva. Sì, ma senza dubbio. Sì. I biscotti no, con glutine, basta. Ma anche quelli senza glutine, non ci metta dentro il cocco, eh? No, adesso io seguo un altro tipo di alimentazione. Diciamo che tento ogni tanto a sgarrare, nel senso senza glutine, sì. Alimenti permessi, però ogni tanto il gelato mi viene voglia. E il gelato si prenderà quello di sola frutta al 100% e se la cava bene. Il latte l'ho proprio eliminato. Va bene, brava, bravissima. Grazie. No, soprattutto anche perché sei liberata da quell'abbraccio della medicina, di tutto quell'entourage poi che ci marcia. No, perché hanno una marea di farmaci che ti rimbambiscono. E quindi non sono neanche risolutivi, perché alla fine, nel mio caso, io ho avuto il riscontro. Va bene, brava, grazie. Bravissima. Va bene, adesso arriviamo. E lei dove abita, signora? L'ultimo intervento, dov'è che è? A Milano. Brava, e passi l'informazione a tutte le ansiose del mondo, a tutti quelli che hanno gli attacchi di panico, che si sentono la testimonianza di una persona che ci è passata in mezzo, è sicuramente più valida. Va bene, allora? Chi c'è adesso? Buonasera. Buonasera dottore, da qualche tempo vivo da sola perché mi è morto il compagno e niente, ho questo problema che quando si avvicina l'ora di andare a dormire, se non dormo da qualche figlio perché non ce la faccio, mi viene come un'ansia anticipatoria, indipendentemente da quello che mangio. Posso anche digiunare la sera, ma mi viene quest'ansia come metto la testa sul cuscino. Volevo un aiuto, non so, magari qualche goccia per superare questa cosa. Tutte le sere succede? Prego? Tutte le sere? Quando dormo da sola, perché alle volte vado a dormire dai figli, da qualche amica, così. Quando devo dormire da sola mi viene questa roba che sto sveglia magari tutta la notte, con questi attacchi di panico, mi alzo, insomma. E il caffè durante il giorno? No, caffè non ne bevo. Niente, nessun caffè? No. Solo il caffè di cicoria. Solo quello. E quando lo prende il caffè di cicoria? Dopo mangiato. Anche alla sera? No. Solo a pranzo? Sì, solo al mattino. E di solito la cena con che cos'è? Faccio il pesce con le verdure. E basta? O la carne, sì. Solo quello? Sì, ormai ho imparato. E anche saltando la cena, mangiando tipo alle 4 del pomeriggio e poi uno così al tempo di smaltire tutta la cena? Non ho mai provato. Proviamo. Comunque, qua si associano problemi di insonnia con problemi di ansia, che non è mica detto che siano le stesse cose. Comunque, già che abbiamo tirato in ballo la storia del sonno, una buona tisana calda bollente prima di andare a letto, o della melissa o del tilio, il gruppo è? Zero. Lo zero. Zero, sì. O la melissa o il tilio o una camomilla calda bollente, e quando si è a letto e non viene il sonno, ci può essere una semplicissima tecnica respiratoria che può andare bene anche nelle situazioni in cui vengono appunto gli attacchi di ansia. Ci si distende bene sulla schiena, le ginocchia un po' piegate, si fanno, se poi c'è qualcuno pratico di yoga lo sa fare benissimo, le respirazioni più che profonde, si espira, si butta fuori l'aria con la bocca il più a lungo possibile. Se poi questo è un esercizio che lo fate anche durante l'arco delle giornate, in modo da diventare proprio bravi, da arrivare ad avere una buona capacità polmonare e un buon controllo respiratorio, da emettere la respirazione per quasi un minuto, ve la cavate più che bene, si distende, butta fuori l'aria lentamente, come quando si lascia uscire l'aria da un palloncino poco per volta,
quando si arrivate ad avere emesso tutta l'aria dai polmoni, si trattiene il fiato 3 o 4 secondi, si inspira profondamente mandando l'aria attraverso il naso fino in fondo ai polmoni, e poi quando si è ispirato si trattiene di nuovo per 3 o 4 secondi. Fate questo esercizio 1, 2, 3 volte di fila consecutivamente, massimo 4. Dopo vi girate il suo fianco preferito per dormire, o dorme sulla schiena o sulla pancia? Destro. Fianco destro. Sul fianco destro, e poi si gira sul fianco destro. Ah, guardi, tanto per dire la mia esperienza, se io mi giro sul fianco destro dormo come un sasso, se mi giro sul fianco sinistro, no, sul fianco destro, adesso cosa dico, sul fianco destro vado a letto, mi metto sul fianco destro, dormo come proprio niente fosse, anche se ho mangiato mezz'ora prima. Il bello se, che mi giro, quando... se mi giro sul fianco sinistro, anche se sono stato a digiuno, non riesco a prendere sonno. Comunque, dopo quegli atti respiratori, questo qua vi permette di rilassarvi, di distendervi, di non andare nella situazione così appunto di ansia, di oddio, oddio, che cosa mi succede, non dormo, niente, calma e tranquilla, e poi lei passa dalla veglia al sonno senza accorgersene. Se dopo mezz'ora, che in ogni caso avrà passato una mezz'ora con molta più calma e più tranquillità, non succede di prendere sonno, ripete gli altri 3 o 4 atti respiratori, dopodiché, dopo due serie, nel giro di mezz'ora, lei dorme come un sasso. Sì, grazie. Però da non alzarsi, da non accendere la luce, perché sennò si rimette in moto tutto il meccanismo della veglia e uno prima di... Certo. Provi. Anche perché quando vado a dormire dai figli, vado a letto alle 9 e dormo tutta notte senza problemi. È proprio quando sono sola che ho può darsi, problemi. Può darsi, provare. Grazie. Ma una buona quantità di ossigeno in più permette ai centri nervosi, anche quelli preposti al sonno, di funzionare meglio. Grazie. Sì, ma vedete, un conto è, la medicina ufficiale deve ancora capire la differenza tra un'intolleranza e un'allergia. L'allergia è un fenomeno dove c'è una reazione ben visibile, ben quantificabile, ben proprio certificabile del nostro organismo, con tutto un insieme di elementi del nostro sistema immunitario. L'intolleranza è un qualcosa di non così preciso, che non dà una risposta così precisa. L'intolleranza lo capisce non attraverso degli esami di laboratorio, non ce ne sarà mai che lo possano attestare. L'intolleranza, il test, se lo fa da sé, perché quando comincia a introdurre una sostanza come i cereali col glutine e lei, dopo che li ha introdotti, le si comincia a tappare il naso, comincia ad avere casomai un po' di rauccedine, di un raspino in gola, o comincia ad avere della tosse, o comincia ad avere dei formicolii, e l'ha già capito subito. E se lei lo vede una, due, tre, quattro volte, lo capisce ancora meglio. Quindi è quello. Ci possono essere le persone, anche perché ufficialmente c'è una serie di celiaci, che sono un tot per cento della popolazione, ma quelli che sono celiaci subdoli, perché vede, quanta gente c'è che è celiaco e si manifesta la celiachia magari a 50 anni, a 55 o 60 anni, cosa pensa, che non lo fossero prima? Lo erano anche prima, lo erano in modo molto subdolo, non così ben evidente. Se no sono i comuni esami, antigliadina, le transglutaminasi, tutte queste cose qua, ma il test più preciso dovrebbe essere la valutazione della mucosa, l'atrofia della mucosa e tutto quanto, ma non... tra l'altro sono esami anche quelli
per la biopsia della mucosa, esami abbastanza invasivi, insomma, devono fare un prelievo della mucosa, quindi va bene, allora. Salve. Sì. Ho il vocione. Va bene. Allora, io ho 26 anni, praticamente soffro di problemi allo stomaco. Mi hanno puntato quel faretto lì che tra un po' mi accecano, devo stare con la... Sì. Da quando praticamente 14 anni soffro di problema di reflusso gastroesofageo allo stomaco. Ho fatto migliaia di... No, ma però adesso vorrei che parlassimo veramente di ansia. Sì, no, ma parto dalle origini. Ah, parto dalle origini. Ecco. Va bene. Io ho fatto una serie di esami reflusso, di gastroscopia eccetera, e mi hanno sempre detto: guardi che c'è un problema d'ansia, un disturbo d'ansia che somatizza con i problemi di stomaco, il che comunque ci ho sempre convissuto, per cui non ho mai dato peso alla cosa. Da circa 2 anni sono subentrati altri problemi, oltre al senso di pesantezza allo stomaco eccetera. Io praticamente da 2 anni è ormai costante un senso di distacco dalla realtà, che hanno definito come derealizzazione, e uno stato di confusione e di vertigini. Questo ce l'ho costantemente, tutto il giorno, ormai da circa 1 anno e mezzo. Mi hanno detto che è dovuto ancora a somatizzazioni ansiose, dovuto a un lavoro che faccio stressante, perché comunque è un lavoro di organizzazione di eventi, eccetera. Cosa organizza? Organizzo eventi, notti bianche, feste di paese, tutta una serie di... ecco. E nonostante il lavoro mi piaccia, mi hanno detto per lo sforzo mentale che lei ha tutto il giorno, genera questa ansia che le dà questi problemi. Mi hanno bombato. Volevo porre l'accento sulla definizione scientifica somatizzazione di stati ansiosi. Mi hanno detto che è questo. Siamo negli enigmi. Mi hanno detto sono tutti segni di somatizzazione ansiosa. Io non ho mai capito, l'ho presa per buona. Al che mi hanno bombardato di psicofarmaci, cioè mi hanno fatto passare tutte le sostanze. Lei quanti anni ha? 26. 26. Vi siete. Sì, ci siamo trovati. 26 anni, comincia presto l'ansia, Proprio, sì. ci vuole una guerra, bella che visto, la generazione che non ha mai visto una guerra, mai sentito parlare di guerra, bella che visto che ci vuole una guerra, ecco, per risolvere davvero gli stati d'ansia dei giovani. Beh, comunque io da circa 1 anno mi hanno fatto assumere di tutto, da tutte le sostanze psicofarmaci che in commercio, perché mi hanno detto bisogna provare finché non si trova quello giusto. Fatto sta che io quello giusto non l'ho mai trovato, perché... Ma non quando, ho mai... quando comincia questa storia? A che ora del giorno comincia? Si alza e ce l'ha? Io mi alzo, sono già così. Tipo, sì. Anche stamattina ce l'aveva sì, già? Sì, sì, io costantemente. Che lei si dice associato all'alimentazione, io non dovrei più mangiare nulla. Perché... E il suo gruppo sanguigno qual è? B positivo. B positivo. E ieri sera cosa ha mangiato? Ieri sera ho mangiato una bistecca, un'insalata. Cioè, diciamo che mia madre mi e ha... E poi... Poi, niente, alla fine non sono neanche uscito di casa, per cui, diciamo che dormire... No, siate precisi. Siate precisi, ma di una precisione estrema su quello che introducete. Se no non possiamo avere... Allora, io ho mangiato una bistecca insalata e poi sono andato... stato un'oretta in piedi alle 9 sono andato a letto, per cui non ha bevuto niente? No, niente, acqua naturale, perché acqua naturale. Lì insalata, che insalata era? Insalata piantata da me fisicamente. Ma qua lattuga, cicoria, che cosa? No, insalatina, lattughino. Chi è che fa l'ortolano? Io, mio padre. Ma allora uno lo sa se semina lattuga o se semina cicoria? No, è lattughino. E condita con che cosa? Con olio d'oliva e sale. Olio d'oliva e sale, e basta. E basta. E l'olio d'oliva è extravergine oppure no? Extravergine, sì. Va bene. E mi hanno... Io e, ho provato... quelli, e se a quelli di gruppo B l'olio d'oliva extravergine andasse un po' di traverso? Visto che quelli di gruppo B con le olive non ci vanno tanto d'accordo. Ma guardi, se devo essere sincero, a me di traverso va tutto. Perché io comunque ho un senso di pesantezza e gonfio lo stomaco costante. E poi la colazione del mattino qual è? Non faccio colazione, perché qualunque cosa assumevo prima mi continuavo a avere eruttazioni gastriche, quindi non faccio più colazione. Latte l'ho eliminato, quindi non so più dove andare a... I formaggi li mangio, però il latte non è... Non... lo so che alla fine il formaggio è fatto di latte, però... E coi formaggi? Formaggi ne mangio.
Solo che, allora, io la mentalità che ho, io ho 26 anni, se devo incominciare a eliminare tutto a 26 anni non posso più neanche mangiare la sera una pizza. No, no, ma va bene. È un casino. Ma uno è libero, ma se io dovessi decidere tra provare a togliere determinate sostanze e a 26 anni non togliere certi alimenti, ma a 26 anni avere questi problemi, non avrei timore a togliere, a provare a togliere certi alimenti per vedere se riesco a 26 anni a liberarmi da questa problematica. Tra le due cose, almeno, questo è il mio modo di pensare. Poi un altro dice, ma figuriamoci se a 26 anni decido di liberarmi da questi alimenti. Questo qua è un modo di concepire la vita e le cose, sarà che io forse ho una caratteristica immunitaria diversa, ma per venirci a capo sarei disposto anche a rinunciare del resto. Quello che ho capito, l'ho capito a mie spese, il più delle volte, tranne delle malattie estreme, ma tantissime l'ho capito a mie spese e ci sono arrivato togliendo certi alimenti, altrimenti non ci sarei mica arrivato. Figuriamoci. Io ho iniziato a seguire la sua dieta, sì, che mi hanno passato dalla famiglia che già seguiva la sua dieta, e ho provato a eliminare il glutine, il pane, mangiando solo gallette di riso, che è praticamente, sì, come mangiare polistirolo, perché... Però vedo che di risultati non è... Ma appunto, e se per caso avessimo dei problemi con l'olio d'oliva extravergine o d'oliva, e se avessimo dei problemi con i formaggi? Quindi dovrei eliminare un po', diciamo... Sì, proviamo. Okay. Adesso, ai giovani di 26 anni non viene più chiesto di fare i fioretti del mese di maggio. No. A noi che siamo un po' più vecchietti, quando c'era il mese di maggio, oltre a mandarci a messa, stavamo su come minimo mezz'ora prima perché dovevamo andare a messa al mattino prima di andare a scuola, e poi c'era la storia del fioretto del mese di maggio. Provi a fare, anche se non, magari non è credente o meno, provi a fare il fioretto del mese di maggio, in cui mangia la carne giusta, il pesce giusto, le sue uova, le sue verdure, si dimentica i latticini, si dimentica, e al posto dell'olio d'oliva prova a usare l'olio di semi di vinacciolo, e proviamo a vedere. Tanto può essere che succeda anche domani mattina, sa? Stasera non tocca assolutamente, da adesso fino a domani non tocca assolutamente latte, yogurt e formaggio, non tocca olio d'oliva extravergine, non serve mangiare le gallette di riso, ci possono essere anche, non è detto che uno debba mangiare il riso, può mangiare anche dei fagioli, dei cannellini, dei borlotti, dei piselli, dei fagioloni di Spagna. E secondo lei quanto dovrei avere gli effetti positivi a livello, diciamo... Ma visto che non è una patologia di quelle toste tremende, penso che possa avvenire anche nel giro di pochi giorni. Dove abita? Io sono a Bergamo. Provi. E i formaggi li usa quotidianamente? Sì. Tanto, se lei è colpito da un fatto... quotidianamente, vuol dire che lei si intossica quotidianamente. Quindi guardi quali sono gli alimenti che lei usa quotidianamente, provi a sospenderli e veda. Ma anche il tipo di carne, provi a vedere se è meglio il cavallo o il vitello, se è meglio il coniglio o il tacchino, se è meglio, non lo so, il salmone o il merluzzo o il nasello, provi. Grazie. E poi, giovani, ma se volete avere un futuro, ma non sono questi sacrifici, questo è niente. Va bene. Questo è niente. Grazie. Sono ben altre le cose più toste. Allora, chi c'è c'è e chi non c'è non parla. Allora, a chi passiamo? Ah, ecco una cosa che ho detto, che non ho detto. Chi vuole, poi vi faccio uno scarabocchio sui vostri libri, se qualcuno vuole, chi ci tiene a avere uno scarabocchio sui libri. Al massimo vi chiedo 50 euro cada uno per la chiesa di San Cristoforo. Ecco. Le chiese, tenere in piedi le chiese non è un'opera di fede, è un'opera di civiltà, così ritengo, questa, a parte che ha fatto un tetto che secondo me ha fregato l'acustica, per cui qua rimbomba tutto, ecco, ma tenere in piedi questa chiesa, ex chiesa, non so, non è un'opera di fede, è un'opera di civiltà, quello che ci hanno lasciato da millenni magari o da secoli, e quindi...
È come tenere in piedi, insomma, le città antiche e tutto quanto, fa parte della storia del nostro popolo, poi chi lo sa in futuro, le religioni che... Mi dica. Buonasera, no? Dottor Mozzi. Sì. Io sono venuta a Pavia la prima settimana di aprile, sì. E le ho consegnato per avere la dieta, sì, personale, non l'ho ancora ricevuta. E lei come si chiama? Mi chiamo Duilio Maria Maddalena. Quando? La prima settimana di aprile. Si è avvenuta poi si ferma qua che prendiamo nota. Va bene. Perché con le poste è un disastro. Intanto le volevo dire proprio del problema che purtroppo convivo da circa 30 anni con ansia, panico e sono in cura con... E quanti anni ha, signora? 61. E da anni, ossia da 30 anni? Sì. Da quando aveva... 33 anni circa. Anni. Ho avuto un crollo fisico, psicologico e quant'altro, mi hanno imbottita di psicofarmaci, questo non andava bene, cambiamo, mettiamo quest'altro. Il suo gruppo del sangue qual è? È A positivo. Sì. E la colazione con cosa la facciamo? Adesso sinceramente io sto mangiando un po' quello che capita, perché sto aspettando che lei mi manda la dieta e cominciare a fare la dieta correttamente. Stamattina che colazione si è fatta? Di solito al mattino bevo un po' di tè e con fette biscottate o... Quale tè, signora? È un tè normale. No, che tè normale. Il tè normale, le fette biscottate, l'ansia ce l'ha perennemente. Mm. Tutto al più si prende un tè verde o tutto al più si prende il kiwi se non le dà problemi, o una mela cotta, si mangia 3 o 4 noci o mandorle e va già bene. Se no si beve il tè è meglio lasciarlo ai cinesi, ai giapponesi, agli indiani e se la cavano loro col loro tè. E poi appunto... Se no si beve un caffettino o un caffè di cicoria e se la cava decisamente bene. Però sinceramente non so dove trovare questo tè di cicoria, non l'ho mai sentito. Oh, signora, se viene, ma Pavia c'era, ce l'aveva. Infatti io... viene, passa lì dentro, lo trova, a parte che adesso si sta diffondendo, è come la quinoa, il caffè di cicoria, a parte che esisteva la grande... che nella stagione dell'autarchia in Italia si viaggiava a caffè di cicoria, il caffè. Da quando ho conosciuto veramente... lei, diciamo, sto incominciando... Si trova anche nei supermercati il caffè di cicoria, ormai ha ripreso vigore. Cioè, si può bere anche durante la giornata? Lo può bere anche durante la giornata, però se lei beve spesso e volentieri il tè, signora, avrà sempre volentieri gli attacchi di ansia più che di panico. Sì, no, per infatti... avere un attacco di panico, uno di gruppo A, ci vogliono dei bei formaggi, dei bei salumi. No, io formaggi bella, sono della, proprio, cioè sono negata, non mi bella, piacciono i formaggi. Della bella carne rossa o dei dolci cremosi, ecco, per avere un attacco No, stavo pensando panico. Proprio a quello che ha detto, che io ieri sera, non so, ho mangiato un po' di risotto con delle verdure e del limone dentro ed io stanotte mi sono alzata piangendo, disperata, con un sogno, con un incubo che mi perseguita ancora tutt'oggi. Il limone, veda, non lo metta sul riso, signora. No, il limone, non ero a casa mia. Il limone, va bene, appunto, maggior ragione, glielo dica con quelli là, sennò poi sta male a casa loro. Quel limone, se lo mette mezzo limone spremuto in una tazza d'acqua e se lo beve al mattino al posto del tè e sta bene. Okay. Il riso non lo deve mangiare alla sera, signora, sennò il riso poi l'accumula, poi va su. Ma la sera basta mangiare solo magari un pesce e verdure? Un buon minestrone, signora, senza pomodori e senza patate e se la cava. Col gruppo A non va bene i pomodori, allora? Signora, me l'ha già chiesto quel ragazzo là di prima. No, siccome ne vado matta io per quello. Ne va matta, appunto, e poi si trova tutti i suoi bei problemi. Va bene, grazie. Mangia il pomodoro e va in crisi, se l'estate la passa mangiando i fagiolini e se la cava la grande. Sto cercando di evitare di mangiare la pasta e il riso, ma in casa quando prepara mio marito non vuole saperne di cambiare alimentazione. Va bene, lasci che se la mangi suo marito, signora, non casca mica il mondo. Lo so, però io vorrei che si abituasse anche lui a mangiare un po' meglio. Ma intanto provveda lei, signora, provveda lei a fare quello che deve fare per sé, stia bene lei che poi suo marito le antenne le drizza e come, lo vede. Va bene, grazie. Dai, poi mi dà il nome e il cognome, sì, che vedo magari in questi giorni, dove abita? Abita a San Zenone, vicino Melegnano. Sì. Grazie. Allora,
Adesso che altro ansioso c'è? Ansiosi di tutto il mondo, unitevi. Buonasera, Fiorella, 45 anni, sì. Sono mamma di due bimbi e sono A positivo. E una è quella? Sì, lei è Gaia. Che ti chiami? Gaia. Gaia, e cosa fai col chewing gum, ecco. Gaia? Ti prepari per gli attacchi di panico e l'ansia? E anche a mettere su cellulite, parliamoci chiaro, donne. Col chewing gum si mette su cellulite, è l'unica cosa che fa desistere le donne da non mangiare cicche e caramelle. Sputata. Mandarle il messaggio che con quelle sostanze mette su cellulite. Allora, io avevo tutti i sintomi da lei prima elencati, sono stata curata per 2 anni per come una malata cardiaca in sostanza, mi hanno rivoltato come un calzino, ho fatto un sacco di esami, una scatola di medicine da prendere un giorno questo, un giorno l'altro, il sintomo non passava. Dopo 2 anni mi dicono, signora, cosa vuol fare? Lei ha 2 figli, lavora, la casa, il marito, il cane, lei è stressata, soffre di ansia e di attacchi di panico, vado dallo psichiatra, appuntamento pronto a Milano per andare dallo psichiatra. Fatto sta che prima ho visto lei in televisione, ho detto provo in modo spartano a seguirla. Ho cominciato a seguirla, ho fatto il mio elenco, i cibi che potevano mangiare il gruppo A e il gruppo B. Gruppo suo del sangue? A positivo e B positivo in famiglia. Ho fatto un bel elenco, ho incrociato cosa si poteva mangiare perché cucino una cosa per tutti, se no non ce la si fa. E in modo spartano e da sola ho risolto il problema. Adesso a maggio devo venire a ritirare proprio la dieta personalizzata che sono venuta a richiedere. Gli attacchi d'ansia, i problemi cardiaci, la scatola di medicine sono state archiviate. Indirettamente ho risolto anche il mal di schiena di mio marito e il broncospasmo di Nicolò, il bimbo di 2 anni. Ha visto, signora, che ci sono ogni tanto dei bravi mariti che seguono le mogli? Ecco, ha visto? Insomma, fiducia, bisogna avere fiducia. Un unico problema, ho un grosso senso di colpa che mi fa venire il medico di base e il pediatra, che mi dicono non puoi togliere al bimbo di 2 anni il latte, i formaggi, la pasta, non va bene, non cresce le ossa, i denti, le orecchie, il naso, la bocca. Guardi, fa così, vada dal suo medico. Mangi pure tutto il latte, lo yogurt e i formaggi che vuole e le garantisco che non le viene un tumore all'utero, all'ovario e al seno. Se quel medico lì glielo scrive, che così poi lei, quando facilmente incapperebbe in una patologia di quel genere, qualora ci capi, lo può monetizzare, glielo dica, lei mi scriva che mangiando quello non avrò né osteoporosi, non avrò né tumore all'utero, né all'ovario né al seno. Glielo scrivo. Se lo faccia scrivere. Quindi io posso andare, vado avanti. Dica e si informi che gruppo ha del sangue, il suo medico, gli dica se lo mangi lei e vediamo poi la sua prostata come finisce. Va bene, quindi io continuo anche per i bambini, vado avanti su questa strada. Ma bisogna sapere, perché da un A e un B possono saltare fuori, un A, un B, una B e anche uno zero. No, i bambini lo so già che gruppo sono, noi siamo, io e Nicolò siamo A e Vertere e Gaia sono B, quindi ho fatto tutti i miei incroci e so cosa devo fare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Ma non è un problema, ma l'industria a certe volte è benevola, l'industria è benevola. Tra l'altro ho visto che anche all'interno della fiera quest'anno ci sono stati dei bravi produttori che hanno messo nel vetro dei bei fagioli. Lei si tenga in casa i fagioli, i piselli che vanno bene per tutti, cannellini, i cannellini che vanno bene per tutti, tonno, le fave che vanno bene per tutti, per quello di gruppo B ottimi i borlotti, ottimissimi ancora di più i fagioloni di Spagna, per voi e con quello lì supplisco per quelli di gruppo A avete le lenticchie e siete a posto. Anche i cannellini possono. Sono gli sgomberi, le sardine e i salmoni vanno bene praticamente per tutti, le uova vanno bene per tutti, il tacchino va bene, mamma mia. Ma quindi, non è così complicato, eh? No, infatti io ho fatto la mia bella lista, quindi anche per i bambini vado avanti tranquilla. Ma per i bambini il cibo deve diventare un optional, come lo è stato per tutte le generazioni precedenti. Il cibo è un optional. La cosa fondamentale per i bambini è che facciano bene la cacca, che dormano bene e che giochino e che corrano all'infinito. Basta. La loro programmazione è quella. Va bene. Grazie dottore. E ogni tanto una carezza o una strigliata da parte dei genitori. Carezza aiuta, sì. Dietro.
Buongiorno, mi chiamo Luana e ho 40 anni, ho 3 figli, lavoro e soffro da un po' di brave, che brave queste donne, tutte con un bel po' di figli oggi. E soffro di crisi d'ansia e di panico. Sì. Allora, questo da mi quanto tempo? Un paio d'anni, forse anche di più. Questo mi causava problemi intestinali, infatti sono stata in cura da un primario gastroenterologo che mi curava col cortisone. Poi mi sono stufata, ho trovato un'alternativa naturale e sono andata da un riflessologo che mi ha rifatto vivere praticamente. Mi ha curato con l'alimentazione che è molto simile alla sua. E il suo gruppo del sangue qual è? B positivo. Sì. Solo che il problema è che io vado agli estremi, nel senso che qualsiasi cosa che poi mangio sto male e quindi comincio a non mangiare e dimagrisco e mio marito dice che sparisco perché dimagrisco sempre di più, perché poi l'ansia mi causa. Quanto è alta e quanto pesa? Sono alta 1,55 e peso 45 kg. Va bene, se metti su 2 o 3 kg. Sì, però ho perso 4 kg nel giro di pochi mesi. Va bene. E quindi però bisogna fare un po' di attività fisica. Lo faccio piscina, nuoto. Sì, ma nuoto quante volte lo fai in una settimana? Con 3 figli e il lavoro una volta. Appunto, vede? Poche volte. Una volta. Allora, è molto più semplice appendere una sbarra a un soffitto o a un muro e uno con la sbarra si fa le spalle come Yuri Keiki. Lui usava gli anelli. Ma non aveva tempo, però. Ah, ma che tempo vuole che ci voglia? 20 secondi, 20 volte al giorno. Conti quanti minuti sono e lei 20 secondi, 20 volte al giorno si fa due spalle da scaricatore di porto. Il mio problema comunque è quello che io volevo sapere. Io cerco di anche fare delle flessioni, sa? Ma anche sì. Fare delle flessioni, potenza, perché il peso... Poi non è detto che il peso si distribuisca in modo organico, omogeneo su tutto il corpo. Il peso, donne, ve lo potete trovare sui fianchi, sulle natiche, magari. Una bella cintura addominale. Ma volevo dire che io poi... Il sono problema... i muscoli che fanno andare su il peso, sì. Perché è il muscolo che pesa. No, dicevo che il problema è che poi io ho paura anche a mangiare e volevo sapere se, che è una cosa psicologica secondo me poi diventa, se è così grave ogni tanto sgarrare, perché io guardo il frigorifero, mi viene la depressione, chiudo e poi a volte magari non mangio o faccio finta di mangiare. No, ma non è così grave, l'importante è che lei sappia, tanto vede, le l'hanno contata su a lei, perché non era la sua ansia che la portava ad avere i problemi intestinali. Erano i problemi intestinali che la portavano ad avere l'ansia, era viceversa, per cui non c'era da curare l'intestino attraverso la cura dell'ansia, c'era da curare l'ansia attraverso la cura dell'intestino e quindi curando la sua alimentazione. E la sua colazione qual è allora al mattino? Allora, di solito io bevo una tazza di malva e mi faccio una crepe di farina di riso, sì. Latte di soia, sì. E un uovo, sì. E poi, ma proprio un velo, perché so che non va bene, un velo di marmellata di ciliegie. Perché vede già, riso e ciliegie... Ma un velo, proprio. Ma basta poco. Ma si mangi la frutta, si mangi le sue uova... La mattina appunto voglio qualcosa di sfizioso per iniziare la giornata. Già la malva alla mattina. E perché beve la malva? E beva qualcosa che le piace. Te mi fa male. Quale tè che le fa male? Tutti? No. Li ha provati tutti i tè? Provi il tè bancia, provi il carcadè, provi l'infuso di finocchio, provi il caffè di cicoria, provi il caffè, li provi tutti. No, ma un conto è se le persone, il discorso che facevo col signore di prima, gruppo B, anche lui, occhio, vede cosa vuol dire la differenza tra un gruppo B e un gruppo 0, se c'è un gruppo 0 dice bene, c'è da farlo, mi metto dietro e lo faccio, stop. Un gruppo B già c'è da stare all'occhio, ma io ho fatto un anno alla continuità, senza sgarrare proprio di niente. Alla continuità dei gruppi B, perché i gruppi B per un po' vanno avanti e poi se c'è da sgarrare non gli dispiace sgarrare, è quello. Però diversamente sono diventata più allegra da quei talebani del gruppo 0 che se c'è da andare diritti ci vanno fino all'ultimo dei loro giorni. E niente,
E se la faccia più semplice, quando decide di mangiare una cosa dolce si faccia la torta di mandorle, quando decide di non mangiare... Le mandorle mi fanno venire mal di pancia. Ma la marmellata, invece che un velo sulle cose crepe di riso, ma se ne metta un doppio, triplo velo su delle crepe di uova. Lei si fa delle crepe di uova, delle frittatine al forno, si fa una bella omelette, se ne mangia da togliersi lo sfizio. Va bene, uova e marmellata di ciliegie e se la cava bene. Marmellata di ciliegia, anche in piccola quantità, sul riso, non se la cava più bene. Il problema è che... E mangi la carne giusta e vede che se la cava bene. Io ho visto che seguendo la sua dieta è praticamente quella che già un po' facevo. Sì. Solo che quegli alimenti che lei dice che posso mangiare, molti, molti degli alimenti mi fanno stare male. E il pomodoro no, va bene, non lo posso mangiare. I legumi li potrei mangiare, sto male. Le mandorle, sto male. Ho i propri crampi. Ma ha sentito che cosa ho detto prima nell'introduzione? Di stare attenti, perché anche all'interno degli alimenti che uno in teoria tollera, magari c'è qualcosa che non va bene. Se lei vede che le mandorle le danno problemi, intanto le può provare a pelare, le butta nell'acqua bollente, le tira fuori, le pela e vede se togliendo la buccia vanno già meglio. Se vede che con le mandorle ha dei problemi, passa alle noci. Stop. Se vede che con un alimento non va bene, passa all'altro. E fino a che se la cava. Poi decide lei, quando sgarra, se sa che le vengono dei problemi all'apparato digerente, dei problemi cosiddetti di ansia, l'ha capito, dice bene, ho voluto sgarrare, mi è venuto questa e quest'altra e basta, stop, la volta prossima non ci casco più dentro, oppure se ci vorrà cascare dice bene, si mette l'anima in pace, mi è successo questo e poi passa, tutto lì, ma non è complicata. Mangi la carne giusta, veda con quale carne sta meglio, se è l'agnello, che di solito quelli di gruppo B con l'agnello ci vanno a nozze, o se è il vitello, o se è il tacchino, o se è un coniglio, e basta, veda. Veda se è meglio il pesce mangiare il pesce, se sono meglio sganocchiarsi le carote, se sganocchi le carote. Guardi, tanto per dire, di solito le persone di gruppo B con le carote ci vanno a nozze, ma veramente ci vanno a nozze. Mi ricordo ancora un bambino anni fa che stava a Mogliazze, di gruppo B, andava nell'orto a fregarsi le carote. La sua grossa soddisfazione era venire nell'orto, prendere, stappare le carote e mangiarsela. Tra l'altro, poveretto, ha avuto poi un incidente mortale in moto e non c'è neanche più. Ogni tanto capita qualcuno di gruppo B che se mangia le carote non sta bene. Succede. Però uno lo vede, lo capisce, basta, stop, dice, stop. Carote in teoria van bene, in pratica no, e che decide tutta la pratica. Grazie. Forza, prendi in braccio i suoi figli e metti su un po' di muscoli e appunto. Buonasera, mi chiamo Domenico Versa, sono un direttore tecnico di una società sportiva. Che società sportiva è? Arti marziali. Che bravissimo. Grazie. Ha visto lo sport? Ha visto? Avete visto cosa è successo? L'ex allenatore del Barcellona, quindi non uno sconosciuto, non uno a cui mancassero i miliardi per curarsi, l'allenatore Villanova, ci ha lasciato le penne per una recidiva di un tumore. Quindi non è detto che fare sport sia la garanzia di salute, di stare bene. Dica pure. Ok, qua stiamo parlando di ansia. Sì. L'ansia associata allo sport, quindi ansia sportiva, ansia da prestazione, sì, può essere associata all'alimentazione? Perché io la vedo anche in televisione, mi è venuto in mente i ragazzi quando vengono in palestra. Delle volte mangiano prima di allenarsi e non le dico che cosa mangiano perché sennò si mette le mani nei capelli. Io dico attenzione, fate una merenda a casa, ma una buona merenda, io non mi permetto di dire cosa mangiare, ma loro mangiano di tutto, di più e schifezze. Sì. E lo fanno 5, 10, 15 minuti prima di entrare in palestra. Me ne sono accorto l'altra sera con una ragazza di seconda media. In più ho un gruppo sportivo di 6 ragazze che fanno la seconda, terza media e prima superiore. Durante gli allenamenti
due o tre ragazze crollano fisicamente. Allora adesso mi è venuto in mente quello che lei ha detto prima, allora, inizio a studiare tutti i gruppi sanguigni, ma come posso fare per aiutarle ad avere un'alimentazione sana per portare a farle naturalmente un allenamento sano, non un allenamento che dopo 10-15 minuti sono lì, si siedono, non mi sento bene, ho mal di stomaco, ho le emicranie. E dopo la seconda domanda, abbiamo un campionato molto importante a metà maggio, l'alimentazione prima di una gara che si svolge nel pomeriggio alle 14.30, ho 20 allievi, cosa faccio? Studio il gruppo sanguigno di tutti quanti e cerco di dare un'alimentazione diversificata per dopo avere una prestazione, sperando naturalmente nel risultato. Cosa devo fare? Beh, guardate, l'esempio più eclatante è una delle atlete principali a livello nazionale, Federica Pellegrini. Certo. Quando ebbe avuto, e sono stati quelli che l'hanno penalizzata a livello mondiale, olimpico, i suoi attacchi di panico. L'ultimo che mi ricordo di averlo visto, perché la ripresero in televisione e quel giorno lì al telegiornale per caso ero da mia suocera e lo vidi, che la prendevano in due e lei questa qua col tutto il corpo che sbarbattava come se fosse una trota tirata fuori dall'acqua. E nessuno è andato a vedere che cosa avesse mangiato. Nessuno. E come mai in certi momenti Federica Pellegrini ha avuto queste crisi tremende? Come mai ha avuto delle crisi, che delle prestazioni che l'hanno portata al record mondiale e il giorno dopo prestazioni pessime da arrivare neanche in zona medaglia? Ma questo qua è che lì l'esempio deve venire dalla famiglia e dagli atleti di età superiore, perché i giovani hanno questo spirito di emulazione. Che se i giovani vedono, come sempre è stato, se i giovani vedono quelli grandi che hanno determinati risultati, determinate prestazioni, l'istinto umano è quello che è instillato in tutti, che è sempre quello di diventare migliori e quindi di copiare, di imitare e di diventare a loro volta ancora meglio. E lì ci deve essere un salto di qualità. Poi adesso che mangiano tanti alimenti con gli edulcoranti, con i dolcificanti, cicche, caramelle, bevande gasate, zuccherate, senza contare, ma guardate anche a livello di sport d'eccellenza. Mi ricordo che nell'Inter Materazzi, che è stato un grande, ha vinto anche il mondiale e tutto quanto, Materazzi ha avuto un'infinità di espulsioni nel secondo tempo, appena entrato in campo nel secondo tempo. Se andavano a vedere che bevande o che sostanze gli davano da usare nell'intervallo, si capiva come mai quello fino al primo tempo rigava dritto, bene, concentrato e così, nel secondo tempo distratto, nervoso, fallaci. Ma anche a livello di sport attuale, quello che viene considerato un fenomeno, Balotelli, guardate, se si andasse a vedere che schifezze mangia Balotelli, si capirebbe come mai il suo rendimento così negativo a livello di testa, psicologico, tutto lì. Quindi lì però adesso bisogna... Ok, appena arrivo in palestra martedì inizio a studiare i gruppi sanguigni e cerco di capire un po'. No, anche perché qua siamo in una situazione veramente, ma a tutti i livelli, non solo dello sport ma anche dello studio, ma anche del lavoro, tutto quanto, dove non è stato preso in nessuna considerazione questa relazione tra rendimento fisico, rendimento del sistema nervoso, mentale, psichico, chiamiamolo come si vuole, e quello che finisce nello stomaco. Ma basta vedere la concentrazione. Se volete far avere scarsi risultati a una persona di gruppo zero, rifilateli degli zuccheri. Il famoso fruttosio di cui aveva parlato il giovane di prima. Gli date del fruttosio a una persona di gruppo zero, lo mandate in campo, lui non ha la concentrazione, distratto, deconcentrato, sbadato. Gli mettete in bocca dei cubetti di rosbif, quello lì vede anche dove non c'ha gli occhi.
Semplicissimo. Dico, faccio spesso l'esempio del gruppo zero, non solo perché io appartengo al gruppo zero, ma proprio perché sono le persone che di solito hanno le reazioni più rapide e più immediate, sia nel bene che nel male. Quindi lei, prima di entrare in campo, dà del fruttosio, dà della frutta a un ragazzo deconcentrato. A livello, a parte il rischio di avere delle strati muscolari più facili, eccetera, ma lei non vede, tipo, nelle arti marziali dove è necessario, no, il colpo d'occhio rapido, immediato, la rapidità, prevedere addirittura la mossa che fa l'avversario. E quello, i riflessi invece sono ritardati, oltre ad avere magari crampi, formicolie e tutto quanto. A proposito di scienza, vedete bene, a livello di scienza e sport, non sanno ancora come far passare i crampi a un atleta. Non lo sanno. Non sanno che basta mezzo litro, ma un bicchierone d'acqua bollente, e intanto che scende l'acqua bollente il crampo si scioglie e non c'è più. Non sono ancora arrivati neanche a capire una cosa elementare come un crampo che attanaglia un calciatore, e come mai in certe partite a uno gli viene il crampo e nell'altra no. Forza. Ok, adesso. Anche perché un brocco alimentato bene rende molto di più di un fuoriclasse alimentato male. Gli esempi che ha fatto lei sono eclatanti. Sì. Adesso bisogna capire come alimentare i brocchi. Sì, quello. Dai, forza, lo sport, e poi puntate, perché mettetevi insieme, adesso che c'è questa possibilità di internet e di tutto quanto, associazioni sportive di ogni sport. Fate pressioni, raccogliete firme, perché sia messa un'ora di sport come lezione, come materia scolastica obbligatoria, e che in ogni ordine di scuola ci sia una disciplina, che in ogni, dall'elementare alle medie, alle superiori, all'università. Ogni ragazzo, oltre che portare italiano, matematica o scienze, vi dicendo, deve portare anche una materia sportiva. Passa parola, l'Italia può cambiare da così a così, con un'ora di sport per tutti quanti obbligatoria, con una materia da portare a tutti gli esami obbligatori. Io sono d'accordo con lei, perché sono anche un ex docente, ho insegnato nelle scuole superiori e medie. Noto che i ragazzi, purtroppo, lo diceva lei prima, i bambini devono correre. Abbiamo un bambino di 7 anni che corre dalla mattina alla sera, sto estremizzando, è uno che corre tantissimo. Il problema è che questi bambini, purtroppo, oggi, all'interno delle scuole, stanno molte ore seduti. È vero che fanno l'ora d'aria o quant'altro, però dalle 8:30 del mattino alle 16:30, quando escono da scuola, su 8 ore... Stanno più carcerati di ore d'aria dei bambini. I carcerati fanno più ore d'aria dei bambini di adesso, quindi i bambini di adesso sono peggio dei carcerati. Va bene, la ringrazio. Bravo. Dov'è che ha l'associazione? Cologno Monzese, Milano. Va bene, io sono sempre a Monza. Ok. Un giorno mi porti i ragazzi che vi dedico. Vengo a prendere e la porto in palestra. No, quello è già più difficile. Grazie. Va bene. Allora, ce n'è ancora qualcuno, se no andiamo a prendere un po' d'aria. Sennò... Buon pomeriggio dottore, mi chiamo Giuseppe, ho 46 anni, vengo da Milano e volevo chiedere, grazie al suo libro, grazie alla sua alimentazione, ho cambiato un po' il mio, nonostante non avessi gravi problemi, pensavo di non averle, adesso inizio a capire un po' di più di me stesso, ho cambiato un po' l'alimentazione e sto meglio. Devo ancora combattere un angioma che sta crescendo nel fegato. Gruppo del sangue qual è? AB. AB. Basta tutti i latticini, se c'è un angioma. No, ho smesso con i latticini, devo dire la verità. Ma sta crescendo o è stabile?
Era in accrescimento fino all'anno scorso. L'anno scorso l'ultima risonanza era stabile. Sì. Quindi, e da quando è che ha cambiato l'alimentazione? Da qualche mese. Allora, vediamo. Adesso vedremo come andrà. Tra 6 mesi rifà un controllo. Benissimo. Però devo dire che grazie al suo libro mi sono avvicinato a una cura Gerson, non so se lei ne ha corrente, questo dottor Gerson, che ormai sono migliaia sempre le persone che siano guarite addirittura dai tumori con spremutura di frutta e verdura. Nel momento in cui sono veramente gravemente malati, loro eliminano carne e latticini, e proprio questo Gerson confermava quello che lei ha sempre detto, perché lui ha curato i suoi mal di testa eliminando proprio i latticini e i formaggi derivati. Ora volevo chiederle, ci sono persone, visto che guariscono con questa spremitura a freddo di frutta e di verdura, in generale, non seguendo quindi i gruppi, e guariscono addirittura non solo dai tumori, ma sembra da qualsiasi malattia degenerativa, è possibile, è più importante eliminare forse la carne che seguire magari la frutta e la verdura alternandola o per i gruppi sanguigni? Guardi, quando mi portano a vedere una persona con un'insufficienza renale che guarisce mangiando la frutta, allora posso sottoscrivere. Provi a dare lei della frutta a una persona con insufficienza renale, i reni schiattano. Il guaio è che spesso e volentieri le persone parlano e battono e rullano sui tamburi appena ottengono dei risultati validi, però non parlano mai dei fallimenti. No, è chiaro, però siccome è molto concordante. No, ma certamente, uno toglie il latte, i derivati del latte, e va bene, va benissimo, certo. Ci mancherebbe altro. Quindi, provi a dare lei dei succhi di frutta, come dicevo prima, delle spremute, dei succhi, dei centrifugati di frutta, uno di gruppo zero. Lo trita, lo mandi in depressione nera. Ecco, quello che volevo chiederle io, mangiare della frutta o spremere? Lo mangia una persona di gruppo B della frutta, se la cava meglio. Certo, mangia la carne uno di gruppo 0, se la cava bene, benissimo. Mangia la carne soprattutto rossa uno di gruppo A, sta male. Perfettamente. Può sviluppare un tumore. C'è un po' di diversità tra mangiare il frutto masticandolo o più che centrifugarlo, ad oggi spremerlo a freddo. Cioè, ma la frutta è supervalutata. In natura, a queste latitudini, la frutta, se adesso lei va fuori, guarda, non trova neanche a queste latitudini le fragole mature. Se sono in una serra cominciano, ma fuori non la trova. Trova la frutta quando comincia a esserci caldo, a queste latitudini. E quando comincia il freddo, gli ultimi sono i cachi che addirittura per farli maturare bisogna tirarli dentro al caldo e metterli in mezzo alle mele, se no non maturano e sono immangiabili. E poi per 6 mesi di frutta come minimo non ce n'è, perché il fruttosio qua non c'è. E se uno ragiona bene e si chiede come ha fatto l'umanità a arrivare a queste latitudini fino al 2014 dopo Cristo, e ancora di più nel nord del pianeta, dove l'unica frutta che c'è al massimo sono per un mese e mezzo all'anno dei mirtilli, delle fragole, dei lamponi e basta, perché sennò tutto il resto viene esteso e non arriva a maturazione, e però quelli là si mangiano renne, pesce, salmone, merluccia tutto spiano, e i tumori manco sapevano cosa fossero. E gli indiani d'America non sono stati sterminati, non mangiavano frutta perché al di là delle bacche non sono stati sterminati dei tumori, ma sono stati sterminati dalle malattie che gli occidentali le hanno portate, le cannonate che le hanno tirato. È tutto lì. Perché il corpo umano è un insieme di proteine e la frutta di proteine non ne contiene. Se lei vuole fare, ma gliel'ho detto, gruppo AB con la frutta se la cava. A parte che se lei mangia tanta frutta d'inverno, voglio vedere come se la cava con i raffreddori, con le influenze e tutto quanto. Bisogna esagerare, certo. Non se la cava di certo. Certo. Se non ci mette insieme un po' di proteine. Volevo chiedere un'altra cosa. Ci sono diversità tra frutta, verdura, anche in particolar modo, tra quella biologica e quella coltivata a modo oggi? La tro-
biologica, purtroppo. Prendete la biologica, quando la trovate naturale meglio ancora, tipo uno di gruppo AB che con le fragole di solito ci va a nozze, se si va a fare un po' di camminate, quando adesso siamo a metà giugno, sopra i 1000 metri sull'Appennino o sulle Prealpi, si trova delle distese fragole, se le mangia e sta bene. Certo, oggi i supermercati sono pieni di verdura che comunque la trova, certo, ma l'ideale è che la gente impari a farsi il più possibile le cose da sé. Sono perfettamente d'accordo con lei. Ma è come tutte le cose, non l'orto è fondamentale. Grazie. Quindi quelle teorie va bene di Gerson, sì, va bene, però non si va mica lontano, Perché poi a un certo punto uno non sta in piedi con frutta e verdura. Sì, anche Shelton, gli igienisti, frutta e verdura e semi. E poi? E tutti quelli che sono intolleranti appunto alla frutta e al fruttosio. E guardi che ce n'è anche all'interno delle persone di gruppo AB e di gruppo B, che di solito sono quelli che vanno più d'accordo con la frutta. Buonasera. Buonasera. Si ricorda di me, sì? Sì, io mi ricordo, la devo strigliare, la devo strapazzare. Perché? Perché sì, perché ogni tanto quelli di gruppo zero bisogna strapazzarli e strigliarli, perché sennò sgarrano spesso e volentieri. Oh, beh, no. Mi trovo abbastanza bene, volevo proprio ringraziarla per i suoi preziosi consigli. No, ma bisogna rigare meglio, ho visto i suoi esami, ho visto quella creatinina lì, che non è alle stelle, è lì. Sì. Probabilmente quella creatinina ha bisogno di ridurre, di non vedere troppi semi oleosi. Ha ragione, infatti ho chiuso. Noci, nocciole, mandorle e possono creare problemi di creatinina. Sì, no, ma ho già ridotto il tutto. Va bene. Poi dopo devo venirla a ritirare. Sì. Va bene, grazie comunque. Visto come ci si intende veloci tra due di gruppo zero? Ecco, rapidi veloci, immediati, guai. Infatti, non vi dico quanta ansia, più che ansia, incazzatura, dover perdere un'ora ad aspettare la fila delle persone per sistemarsi all'inizio, insomma. Va bene. È così, siamo programmati così, non c'è santo che tenga, è stampato nel DNA, come è stampato di una Ferrari che va in un certo modo e che un'altra macchina va in un altro modo, oppure che una 500 se ha doppia trazione può andare in un campo così, una 500 senza doppia trazione e non ci può andare, amen. Basta saperlo, è tutto lì. Poi no. Buonasera, mi chiamo Galasso. Volevo chiederle se una persona soffre di uno stato ansioso, no? Quando non riesce a fare determinate cose, oppure che non gli riescono bene. Quando riesce a fare? Non riesce a fare determinate cose, sì. Ha un impegno ad esempio, e non riesce a portarla a termine come vorrebbe, ed entra in uno stato ansioso. Come si può prevenire questa cosa? Oppure ha un senso di colpa? Lo stato d'ansia, no, ma dipende, qua dobbiamo andare nel concreto, perché sennò è molto vaga la storia. Uno non riesce a portare a termine quali cose? Un impegno. Uno prende un impegno e non riesce a portarlo a termine. E sente dentro di sé un senso impegno di morale, colpa. Materiale. Materiale e morale. E ha un senso sente dentro di sé un senso di colpa. Sì. E subentra uno stato d'ansia. Chi è questa persona? Io. Lei. E qual è il suo gruppo del sangue? AB positivo. AB positivo. Tosti questi AB, eh? Sì. Non dovete mai infilarvi in un buco, perché poi per tirarvi fuori ce ne vuole. Diventa dura. E quali sono le cose che non riesce a portare a termine? Ah, diciamo, certi impegni, sono dirigente aziendale, e certe volte degli impegni, diciamo, io ho 59 anni, e comincio a sentire il peso del lavoro che sto facendo, sì. E mi vengono dati degli incarichi. Le posso fare l'esempio di alcuni artisti, pittori, un paio di pittori mi sono capitati che erano in crisi nera, avevano iniziato diversi dipinti e non riuscivano a venirne fuori, non trovavano la soluzione loro. Per quanto riguardava il loro essere artista, pittore, così, non riuscivano a capire come finire, poter finire quei dipinti.
cambiato l'alimentazione, si è schiarita la nebbia che avevano in testa. E hanno visto la possibilità di terminare, di ultimare i quadri che avevano intrapreso. La sua alimentazione su cosa si basa? Ma diciamo, io già circa un anno che la seguo, tramite mia moglie che è un AB negativo e anche lei ha dei problemi, stiamo seguendo abbastanza alla lettera la sua dieta. Ogni tanto io sgarro specialmente con il pane e i dolci. Non sempre, però i dolci quali sono? Ma il tiramisù oppure la strudel. Guardate, la storia che l'ho detto, che quelli di gruppo AB ci mettete del tempo a infilarvi in un buco, in un conicolo, ma per venirne fuori ce ne vuole, eh? Tipo vi intossicate oggi, uno di gruppo 0 domani se la può già cavare egregiamente, ma uno di gruppo AB rischia di passarci una settimana. E me ne sono accorto, sì. No, se vuole sgarrare con i dolci, si mangi la torta di mandorle, i brutti e buoni di mandorle, si mangi un po' di cioccolato fondente, senza arancio, senza peperoncino e senza nocciole, perché sennò può avere dei problemi. E no, col tiramisù, a parte che col tiramisù si crea dei problemi anche a livello intestinale, a livello prostatico, a livello di apparato urinario. Ho capito. E no. Ci mette l'impegno, proprio l'ho detto, per la caratteristica, le persone di gruppo AB avete proprio questa tendenza, lentamente vi intossicate, ma con molta lentezza vi disintossicate. C'è differenza fra il gruppo AB positivo e il gruppo AB negativo? Guardate, bisogna vedere che situazioni si sono create, che patologie avete avuto o avete in atto. La ringrazio. Quindi, proprio l'altra caratteristica delle persone di gruppo AB in genere è una tendenza alla precisione, una tendenza a non sopportare ritmi altamente stressanti, per cui bisogna sempre che abbiano un attimo una via di fuga, una via d'uscita, tirare il fiato, tirare il respiro. Però se lei sgarra con un tiramisù, io ci posso mettere 24 ore per smaltirlo, lei ci può mettere 3 o 4 giorni per smaltirlo. E se nel frattempo lei ha introdotto dell'altro materiale tossico, è spacciato. Tirami su, signora, al massimo dei massimi con la ricotta magra. Sì, si fa quella specie di cassata siciliana, buona, ottimo. Cioccolato fondente grattugiato, ricotta magra, lo zucchero, un po' di caffè, se vuole, o tutto al più un po' di rum, e se la cava. Se è fatto un semifreddo decisamente meno tossico. Va bene, e con questo tiramisù se la caviamo e amen.